immaginavo che stavi lì a guardarmi. Guarda, mi ha scritto una persona su Instagram che non ci credo. Non ci credo che è questa persona delle foto. Perché a me mi fanno tanti scherzi la gente, beffandosi di me. Allora, io non ci credo che è questa persona. Queste sono foto fittizie che hanno preso e hanno inventato l'account e ci hanno messo la foto che gli pare a loro, facendomi credere, chissà chi c'è dietro. Chissà chi c'è dietro a sta persona qui, a questa fotografia qui, guarda. Guarda un po'. Vedi, c'ha solo 2 foto. Un account che c'ha solo 2 foto, no? Di una ragazza che, guardando bene, non è nemmeno lì, ha capito? C'ha 2 foto che praticamente una è così, guarda, e quell'altra è così. Quindi sono foto fittizie prese da internet e dopo hanno creato un account falso in modo che per vedere cos'è che io rispondo a questa, capito? Per cogliermi in fallo. Sarà un uomo travestito da una donna che ha preso 2 foto tramite internet per farmi ci credere, capito? Però io non ci casco, non ci casco. E poi mi va a scrivere in inglese. Chi è? Chi è? Sono uno YouTuber più uno dei più piccoli al mondo. Come ha fatto a trovarmi su Instagram? Te pare che io ci vada a credere? E poi, oltretutto, se sono inventati delle fotografie di una donna che esisterà davvero oppure è morta di incidente o non ci sarà più, non esisterà più, può essere pure che è morta, chi me lo dice a me? Perché tanto è foto prese da internet, cosa ne sapevo questa persona qui nella foto se è morta di incidente oppure gli è successo qualcosa oppure adesso ha 50 anni. E comunque vada, è una foto di una ragazza che più o meno ci avrà una trentina d'anni. Pressa poco. Questa è una. Quest'altra è un'altra. Quindi è 2 persone diverse in un account per farmi ci credere e per piarmi in giro. Hai capito? Che roba. Non basta i pacchi insensati, senza senso, del sale per la lavastoviglie, 12 kg di sale per la lavastoviglie, per prendermi in giro. E poi lo scotch più fino del formato standard che non ci faccio niente. Un pacco così ha smosso un corriere per portarmi uno scotch che è senza significato, oppure altre cose insignificanti per prendermi in giro, per riderci quando scarto i pacchi. Però a me alla fine mi fa ridere pure a me, no, queste cose. È tipo, come posso dire, un performat che la gente mi manda le cose, le cazzate per riderci, però io non ne faccio uso, capito? Le porto alla Caritas, sta roba. Non faccio uso del sale per la lavastoviglie. Non ce l'ho, non ce l'ha ni sciunta la famiglia mia la lavastoviglie. È soldi buttati via. Che se diverte nella gente, siccome è pieni di soldi, se divertene per mandarmi le stronzate per riderci, in modo che quando scarto io ci rimano male e loro ridene, capito? Quindi è tutta una messa in scena per ride, per prendermi in giro. Però a me non mi interessa se mi prendono in giro. Io scarto i pacchi, condivido, dopo qualsiasi oggetto inutile che c'è, ci ridemo insieme, dai. Faremo così. E poi account falsi. Si vede subito un account falso di una che
che alla fine dietro c'è un uomo, sa. Alla fine c'è un uomo. A me mi è capitato che era una donna una volta che mi ha mandato un cuore su WhatsApp, perché io ho un numero pubblico. Adesso non ce l'ho più il nu numero pubblico, perché i carabinieri mi hanno consigliato da non metterlo pubblico. Però te voglio dire che io avevo il numero pubblico, mi ha mandato un cuore una ragazza. E dopo io ho detto: guarda, mi puoi mandare la carta d'identità per vedere se sei un account vero o falso? Perché a me mi mandano tanti account falsi per ride su di me e per vedere quello che io scrivo. Allora mi ha mandato la carta d'identità, era vero. Dopo io ho detto: te posso venire a trovare persona che non si sa se io mi posso fidare lo stesso o no? Te posso venire a trovare persona? Mi ha detto di sì. E allora sono andato a trovarla, me ci sono innamorato. Mi sono innamorato all'istante. Dopo però tutto è caduto a rotoli, è andato a finire male, allo sfascio. Pazienza, perché dopo ho scoperto che questa c'aveva un altro rapporto con un altro. Mi ha dato di intendere, insomma, che tante cose, ma purtroppo non era vere. Comunque, ormai è andata. Ormai è andata. Guarda, previsioni meteo, inizia oggi l'ultima ondata di caldo dell'estate. Temperature fino a 40 gradi. Guarda. Vedi tutte notizie coinvolgenti, che te convolge. Guardi le notizie e dici: oh, fammi un po' vedere il meteo, che ogni mezza giornata cambia qui, cambia l'icona per fa pubblicità, capito? In modo che te schiacci, guardi la pubblicità, loro guadagnene, e ogni mezza giornata cambiane l'immagine di presentazione. Un giorno mettene l'allerta meteo, presto finisce l'estate, l'estate è finita, arriva le infiltrazioni del freddo, arriva la grandine, allerta meteo. Dopo mezza giornata vedi il sole pieno, 40 gradi, capito? Non mettene apposta in modo che noi ci coinvolgiamo, vede sempre il meteo tutto un continuo. Una volta invece c'era Bernacca, alla sera si vede al meteo, Bernacca, ci acchiappava sempre perché non c'era l'irrorazione chimica. Adesso con l'irrorazione chimica non piove più, non nevica più, non fa più niente, oppure fa qualche bomba d'acqua 10 minuti, 5 minuti. Siccità totale, i fiumi tutti secchi. Ecco il futuro, la realtà di oggi. Questo è il futuro. Poi presento qualche nuovo prodotto della Nutrilite, che ieri l'ho fatto vedere, che io tutte le mattine adesso sto a prendere da una settimana più o meno a sta parte, questo nutriente, questo Nutrilite, questo multivitaminico. Senti cosa c'è scritto, gusto frutta mista, multivitaminico masticabile. È buonissimo, Lo sto a dare pure a mio figlio perché lui non integra la frutta, non mangia la frutta a mio figlio. Quindi gli ci vuole la frutta per integrarla, gli do il multivitaminico della Nutrilite. E Nutrilite è un'azienda che c'è da 89 anni, è 90 anni che c'è nel mondo. È l'azienda più di alta qualità in assoluto al mondo di multivitaminici. Adè, non mi viene in mente, però è l'azienda più antica al mondo e la più di alta qualità in assoluto al mondo che c'è per la nutrizione personale. Nutrilite, multivitaminico masticabile, contiene vitamine, minerali e beta carotene. Il calcio e la vitamina D contribuiscono al normale mantenimento dello stato di ossa e denti. Questa formula contiene anche vitamina C, ferro e zinco, contribuiscono ad una normale funzione del sistema immunitario. Le tavolette hanno un gusto delizioso e sono adatte a bambini e adulti. Inoltre, una dieta varia e ben equilibrata e uno stile di vita sono di grande importanza. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di 3 anni di età. Allora, questo qui per integrare la frutta. Mio figlio ha 12 anni e mezzo. Quindi va benissimo. Quindi sopra i 3 anni d'età si può mangiare, si può masticare e incrementa la frutta. Questo prodotto è distribuito da Amway Corporation, un'azienda leader nel settore dell'organicità e della tutela dell'ambiente. La Nutrilite è un'azienda che c'è da 89 anni, pensa. È l'azienda del nutrimento e
e questa azienda, gli astronauti prendono integratori. Capito? Gli astronauti prendono integratori della Nutrilite, quindi è fantastica l'azienda, distribuita solo da Amway Corporation. Poi, questo qui, questo prodotto, guarda un po' l'LUC, vedi Amway LUC, Om, sempre della linea Om, come i prodotti che ho io per il viso, per il volto, per la schiuma da barba, sta roba lì. Kitchen Cleaner, questo qui, adesso te leggo. Detergente per la cucina concentrato, che offre un elevato potere pulente, concentrato biodegradabile e dermatologicamente testata. Efficace azione pulente che rimuove sporco e unto della maggior parte delle superfici della cucina, lasciandole igienicamente pulite con un fresco profumo di pulito. Praticamente questo prodotto si diluisce con questo spruzzino. Si diluisce, quindi sa questo prodotto piccolo piccolo costa 4 euro, una cazzata. 4 euro te dici è troppo, invece non è troppo. 4 euro al prezzo al pubblico, dopo te se diventi socio consumatore lo paghi meno. Però questo prodotto diluendolo, questo è 500 millilitri, mezzo litro, diluendolo lo puoi diluire a 10 litri. 10 litri di questo prodotto lo diluisci e quindi. Una miseria, troppe superfici ci puoi spruzzare per pulire. Quindi è come se tu comprassi 10 litri di prodotto al discount da un litro che costa un euro. Un euro. Allora la gente dice: troppo 4 euro! Io spendo un euro al discount! Però te c'hai l'acqua e la chimica. E te dura meno di questo. Questo dura di più, come 10 litri, come se te spendessi 10 euro al discount. Questo ti dura di più e costa di meno. Quindi risparmi, tuteli l'ambiente, non inquini con questo. Un euro. Poi, adesso te leggo. Aspetta, un attimo, allora. Allora, dopo un account, no, che non si sa chi è, m'ha scritto in un commento: infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Quindi è come adesso, noi ci troviamo come prima del diluvio. Ecco, allora adesso io rispondo a, non lo so se si chiama Lucilla, non mi ricordo più, Lucia, mi sa che si chiama una mia fan, no? Lucia, io ti dico, quei messaggi che io ho letto, che l'ho dati su internet, del messaggio della Madonnina di Trevignano Romano, della veggente che appare la Madonnina a Trevignano Romano, e poi quel dottore che ho fatto vedere, non è che lo datti io i messaggi, l'ha datti altre persone. E poi se è vero i messaggi della Madonnina, cioè se è vero, non è che dovevo mettere in dubbio i messaggi della Madonna, però se fosse vero, quindi mettiamo sempre in dubbio, non va bene, però. Hai visto mai che comunque non mettiamo in dubbio, c'è la veggente a Trevignano Romano che appare la Madonnina, quindi l'ha detto la Madonnina quei messaggi lì, non è che l'ho detti io, non è che Matteo Montesi va a dire i messaggi catastrofici, allora perché hai detto sì messaggi, capito? Non è che l'ho detti io, Lucia, l'ha detti la Madonnina. Cioè la veggente che ha detto la Madonnina, oppure la veggente ci ha avuto un'allucinazione che afferma che l'ha detto la Madonna, invece non è vero. Mettemola così, dai, che te devo dire? Mettemola così, però non è così. Allora adesso lo rileggo il messaggio che la veggente ha detto che gli ha detto la Madonnina a Trevignano Romano. Allora, te lo rileggio perché per dite che non ho.
Non l'ho detto io, non lo dico io, non l'ha detto Matteo Montesi, perché è inattendibile Matteo Montesi. Ma la Madonnina è attendibile. Però noi non potemo essere certi che la veggente vede la Madonnina. Quello non potemo essere certi. Però se tutti i messaggi coincidono a questo messaggio, non potemo dire che non è veritiero. Perché Padre Michele Rodrigue afferma che Gesù gli ha parlato e l'ha avvertito che comincia un'altra quarantena, comincia la guerra civile e comincerà 3 mesi di mancanza di cibo, di alimentazione, bisogna fare scorte. E questo qua coincide a quell'altro messaggio del padre Michele Rodrigue, coincide. E mica l'ho detto io se faccende chi. L'ha detto padre Michele Rodrigue, che è un vescovo affermato, e poi non solo che è un vescovo, è un... Si dice che è affermato da, insomma, lui è carismatico, c'ha un carisma. E si dice proprio, tanta gente afferma proprio che lui vede Gesù, gli appare Gesù. E afferma che Gesù gli ha detto, gli ha messo in guardia ad avvertire tante persone che da ottobre comincia un'altra quarantena, comincia dopo la guerra civile, la carestia. E non si può più, la moneta non ci avrà più il potere d'acquisto, non potremo andare più a fa spesa. E dopo i soldi, chi è che ce l'ha, non ci può più comprare niente. E da mettere, da portare, da fare una scorta di cibo e di alimenti, di bevande. Adesso leggo il messaggio che coincide a Padre Michele Rodrigue, che ha dato la Madonnina alla veggente a Trivignano Romano. Senti bene, eh. La Madonnina è apparsa alla veggente e gli ha dato questo messaggio. Sentiamo bene. E poi non lo dico io il messaggio, non l'ho detto io. Se fosse vero, allora mettiamo in dubbio, dai, mettiamo in dubbio, eh? Se fosse vero che veramente la Madonnina gli ha detto queste cose alla veggente di Trevignano Romano, allora non possiamo metterle in dubbio, se fosse vero. Ma mettiamole pure in dubbio, va bene? Stiamo più tranquilli? Mettiamole pure in dubbio, dai. Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Vi chiedo di non abbandonare mai la preghiera, sarà l'unica arma che vi proteggerà. La Chiesa è allo scontro, vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali. Pregate per l'America perché ci saranno dei grossi conflitti con la Cina. Figli miei, vi chiedo di fare scorte di cibo per almeno 3 mesi. Vi avevo già detto che sarebbe stata un'illusione la libertà concessa. Sarete costretti ancora una volta a stare nelle vostre case, ma questo tempo sarà peggiore perché la guerra civile è prossima. Il nuovo ordine mondiale ha già programmato tutto e vogliono manipolare il vostro DNA e le vostre menti. Questo è un progetto di Satana. Vi ricordo, fate attenzione ai vaccini. Figli miei, non accumulate denaro perché arriverà un giorno in cui non potrete acquistare nulla. La carestia sarà forte e l'economia è per essere distrutta. Pregate e aumentate i cenacoli di preghiera, consacrate le vostre case e preparate all'interno di esse degli altari. Questi sono gli avvertimenti per questi tempi. Aprite i vostri cuori e fate entrare la fiamma dell'amore di mio figlio Gesù. Non siate lontani da Dio, adesso tutto dipenderà dalla vostra scelta. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un bacio a Gesù. Ecco. Allora, questo è il messaggio che la veggente afferma che l'ha dato la Madonnina. Quindi mettiamolo pure in dubbio. Va bene? Però se fosse vero non possiamo mettere in dubbio il messaggio della Madonnina, perché la Madonnina è veritiera, è la verità infallibile, perché l'ha fatta salire in cielo anima e corpo, Dio onnipotente alla Madonnina, l'ha incoronata regina dell'universo, quindi non può dire falsa testimonianza. Non è la falsità, ma è la verità. L'amore è verità e perfezione. Quindi ricordiamoci che se fosse vero che questa veggente gli appare la Madonnina, il messaggio è veritiero. Quindi inutile a dirmi, perché dai questi messaggi? Perché vuoi dare questi messaggi che è catastrofici? Ma perché? Perché è catastrofici? È messaggi che ci avverte, ci avvisa e ci mette in guardia. E noi tutti dobbiamo prepararci le scorte di cibo, di alimenti e di bevande. Essere preparati, perché se fosse vero quello che succederà sarà tragico.
E non l'ho detto io, non lo dico io, non l'ha detto Matteo Montesi. Matteo Montesi ha solo letto un messaggio. Eh? E poi dopo c'è Padre Michele Rodrigue. Te guarda le profezie di Padre Michele Rodrigue. Lui afferma che appare Gesù. Per esempio, io quello che ho riferito di Padre Michele Rodrigue non è che l'ho detto io, cioè lo dico io perché l'ho letto in lui, da lui. Io ho letto solamente quello che lui ha scritto e ha detto. Capiamo bene le situazioni. Non è che lo dico io, Matteo Montesi ha detto, allora perché devi queste robe? No, io ho letto, mi sono informato, sono informato. E siccome coincide in questi due messaggi, Padre Michele Rodrigue afferma che Gesù gli ha parlato e l'ha avvertito da avvertire più persone possibili, che da ottobre comincia un'altra quarantena, dobbiamo stare dentro casa un'altra volta, se saremo costretti a stare dentro casa, per via di una diffusione del virus molto più pesante. E in più succederà la guerra civile, la carestia, i soldi non ci avranno più efficacia di valore d'acquisto. Non potremo andare più a comprare niente perché i soldi, chi è che ce l'ha, se li tiene, non ci fa più niente quei soldi. Quindi non l'ho detto io, capito? Io riferisco solamente quello che ha detto altre due persone che a loro volta sono convinte che a uno gli appare Gesù, a un'altra gli appare la Madonnina. Quindi noi, se fossero veritieri queste persone, non possiamo mettere in dubbio i messaggi di Gesù e la Madonnina. Ecco quello che ti volevo dire, il messaggio di oggi. Ecco, adesso io leggo. Allora, aspetta, allora, adesso leggo degli email che mi state inviati. Allora, pure YouTube mi ha scritto, copyright. Allora, ecco, allora, fammi vedere un attimo. Francesca D. Chi è sa Francesca D? Mi ha scritto Francesca D. Adè, per privacy non te posso. Guarda, buon Ferragosto italiani, tragloditi. Grazie, dottor Roberto Petrella, su YouTube. Chissà cos'è. Chissà cos'è su Don Roberto. Fammi vedere. Mi ha mandato il link e questo video è stato rimosso per aver violato le norme del copyright, oh, della community. È una miseria. È stato rimosso, oh. È stato rimosso. Allora, poi vediamo un po'. Amazon Sante Baiocco cosa mi scrive? Sante cosa mi scrive? Matteo, surreale, ma vero, siamo sparsi e irradiati dalla chimica irritata nei cieli. Ci sta distruggendo, sono esterrefatto. Ieri questa foto sopra casa mia, al confine tra Marche e Umbria, una catastrofe. Siamo alla fine, 32 anni, mai visto una cosa così. Te pensa, Sante 32 anni, giovanissimo, Sante sei giovanissimo. Io invece 10 anni di più di te e mi sento più vecchio di 90 anni. Più vecchio di un vecchio di 90 anni io mi sento. Allora mi ha mandato la foto delle scie chimiche. Comunque non è una novità. Adesso la devo scaricare. La devo scaricare sta foto. Eccolo qui, va, guarda un po'. Guarda un po', questa è nuvole ovattate. Nubi artificiali chimiche ovattate. Guarda. Guarda che roba. Quando tu vedi se nuvole chi, l'ovattamento. È geoingegneria, irritazione chimica nei cieli e nelle membra, nel proprio corpo. Dopo provoca la celiachia, l'autismo, la distrofia muscolare, la sclerosi multipla e tante malattie, tumori, controtumori, cancri, controcancri, sbocchi di sangue,
provoca tutto se si irrorazione chimica nei cieli, e quando noi non la vediamo nei lati dei cieli c'è sempre, perché la buttano nella fotosfera, nella magnetosfera, e questa si propaga nei lati dei cieli dove noi cerchiamo da vedere, ci pare azzurro ma in realtà è bianco, grigio, latticinoso, capito? È latticinoso. Ecco, adesso questo vuole passare, però io sto nell'ombra qui. Allora, poi, dopo De Sante, io te leggo un altro subito. Chi è? In sella alla tua prossima avventura. Visualizza la versione. Cos'è questa roba? Dopo Joyce. M'ha scritto Joyce. Ciao Matteo, ci tenevo come sempre a farti i miei saluti e mandarti un forte abbraccio. Joyce, grazie Joyce. È sempre gentile Joyce. È sempre stato gentile. Dopo una volta m'ha spedito due torce potenti e i cacabicchieri me l'hanno sequestrate, due torce, anche lo zaino mio, lo zaino non me l'hanno ridato più anche se era mio, però le torce me l'hanno ridate. Poi m'ha scritto il giorno 6 luglio 2020, Joyce, dalla Svizzera. Sì, ho visto il video, bellissimo, amo questi video per il canale di Risparmio Virtuoso, anche se li seguo tutti, soprattutto i tuoi, nel tuo canale. Sono ancora più felice che ti hanno ridato le torce, così ti possono aiutare nell'esplorazione di altre grotte con il mitico Luca. Non ho mai smesso di seguirti, per me sei un amico anche se a distanza, ti voglio bene. Pensa quanto è gentile Joyce, grazie Joyce. Poi, io una volta facevo le live e ringraziavo in pubblico, pubblicamente, ringraziavo in live la gente che mi scriveva e mi faceva i complimenti. Adesso le live non le fo più. Allora, senti, Gianluca 86, chi sarà su Gianluca? Sentimo, va? Ciao Matteo, ti seguo ormai da 4 anni, mi dispiace non averti scoperto tempo prima. Grazie per quello che fai e per la compagnia che mi tieni. Ultimamente guardi i video che metti ogni giorno, con i tuoi cugini alla sbocca, con Luca, quando andate ad esplorare i luoghi naturali per conto di EART, Risparmio Virtuoso. Io il 16 agosto sarò lì, a Civitanova Marche, per una settimana di vacanza con la mia fidanzata, e probabilmente verrò nel pomeriggio alla sbocca del fiume Musone. Spero di incontrarti. Vorrei tanto poterti contattare telefonicamente, ma so che non dai più il numero tuo privato a nessuno. È giusto così, spero che mi farai sapere se vai alla sbocca domenica 16 agosto, così da poterti salutare. Spero se andrai lì potrai rispondermi a questa email. Grazie da Gianluca, grazie. Gianluca però mi ha scritto il cognome ma non lo leggo per privacy. Comunque Gianluca mi è venuto con la ragazza sua alla sbocca e l'ho salutato, e oggi lo rincontrerò perché ha detto che oggi è l'ultimo giorno che starà alla sbocca, dopo deve ritornare a casa perché deve andare a lavorare. Quindi grazie Gianluca, oggi ti rincontrerò, dopo casomai ci lasciamo il numero di telefono. E, senti, suona la campana del morto, è morta Anna Capecci, è una signora che è anziana che mi salutava sempre. L'ultima volta che l'ho vista è stato domenica l'ultima volta che l'ho vista, mi ha salutato, io e mio figlio mi ha salutato. È una signora bravissima che apparteneva ai focolarini, quindi coloro che dei focolarini che mi stanno a guardare, che andavano sempre a Bellaria, incontri internazionali, e hanno conosciuto. Nammi, se questo c'è una macchina piccola non riesce a girare con quella macchina piccola, una scatola di lucido piccola non riesce a girare. Comunque, chi è che apparteneva ai focolarini la conosceva a Anna Capecci. Poi Amway Academy programmazione, poi mi ha scritto Massimiliano, allora il 7 agosto, questo non l'ho letto? Massimiliano, rieccomi qua, non mi sono dimenticato di te. Ultimamente non sto troppo bene, ma tu sei sempre nei miei pensieri, nei video che guardo e soprattutto nelle mie preghiere, per te e per i tuoi cari. Oggi ho visto il video nel quale tu e tuo cugino Luca avete fatto pubblicità al negozio di prodotti bio di EART e ho subito fatto un ordine proprio per come avete presentato sia il sito che i prodotti in vendita. È proprio vero che il talento è una dote innata e Andrea ha visto giusto a chiamarvi. Appena arriveranno i prodotti, li proverò. Magari suggerisci ad Andrea di far sì che solo i compratori verificati possono lasciare un feedback
ma questo solo quando il negozio avrà una maggiore disponibilità di prodotti. Comunque anche adesso ne ha molti, per essere all'inizio, e auguro a questa nuova attività tutto il meglio, nella speranza che la gente, lasciata alle spalle l'invidia, comprenda l'importanza di comprare biologico italiano, soprattutto in momenti particolari come questo. Se non ci si aiuta tra di noi adesso, rischiamo di dover imparare a parlare, a mangiare cinese entro pochi anni. E pur non avendo nulla da dire contro la Cina, io preferisco mangiare e parlare italiano. Nel frattempo sto facendo alcuni lavoretti coi quali poi potrò condividere con te i frutti e darti una mano per far sì che le tue produzioni video possano continuare a guadagnarci in qualità. Sei una persona troppo importante, sei altruista, sei un buono d'animo, hai una simpatia ed un'allegria coinvolgente, sai fare una battuta anche nei momenti tristi, e questo è un dono. Continuo a sperare di poter star meglio e che alla fine di questa pandemia io mi rimetta in forze e possa venirti a trovare per conoscerti di persona e passare qualche giorno nella tua bellissima regione. Per il momento ti saluto, ti abbraccio fraternamente, assicurandosi sempre le mie preghiere. Un saluto anche ai tuoi cugini, al tuo figlio e a tutte le persone a te care, Massimiliano. Pensa quanto è stato gentile Massimiliano. Grazie Massimiliano, sei tanto gentile, mi dispiace della tua salute. Io chiedo sempre a Gesù la guarigione corporea, fisica, e poi per me la guarigione psichica, che c'ho tanto bisogno, che tanto sono definito pazzo, sono pazzo. Io sono pazzo, però sono pazzo per Gesù. E ciao. E quindi te voglio dire che sono definito pazzo, sarò pazzo, te devo dire. E quindi io chiedo a Gesù la grazia della salute psichica e la salute spirituale. Ecco quello che chiedo. Invece per Massimiliano ti chiedo Gesù la salute fisica. Fisica. Perché c'ha tanto bisogno della salute fisica, da riprendere le forze. Allora Massimiliano, io adesso non è che te voglio convincere a comprare i prodotti della Nutrilite, però ricordate, quando potrai permettetelo, non dimenticare, non sottovalutare la Nutrilite. La Nutrilite la prendono pure gli astronauti per prendere le sostanze nutritive per mangiarle nell'universo, capito? Tutto quello che non integrano, non possono integrare nella Terra, lo integrano sull'universo gli astronauti con la Nutrilite, un'azienda leader nel settore del nutrimento, della nutrizione. Te dirai, ma com'è possibile che te mi dichi queste cose, Matteo? Non lo sai quello che c'ho? Apposta te dico, pure un mio familiare, come tu sai Massimiliano, lo sai chi è che c'ha un tumore del mio familiare? C'ha un tumore maligno, al sangue, alla vertebra, alla spina dorsale, un macello, è in metastasi, insomma, un casino, e sta a fare la chemioterapia. E adesso io faccio iniziare a prendere questi integratori, e poi c'è degli integratori antiossidanti che neutralizzano addirittura. Io adesso non è che dico che eliminano il tumore, però lo neutralizzano o lo fermano, come dovrebbe fare gli effetti della chemioterapia. La chemioterapia però è chimica, questi sono naturali, quindi ci sono dei prodotti della Nutrilite, degli antiossidanti che fermano o bloccano o, come te posso dire, estinguono il tumore, lo riducono a un piccolo tumore. Da grande lo riducono a piccolo, quindi io consiglio a tutti coloro che soffrono di qualsiasi malattia a prendere questi prodotti della Nutrilite, ovviamente commercializzati dall'Amui. Allora Massimiliano, ti consiglio, oltre che prendere i prodotti della h-eart.it di Eart, i prodotti biologici di largo consumo per da magnà, ma prendere soprattutto per la tua salute e per la tutela del corpo questi multivitaminico antiossidanti. Tu quello che tu non assimili, no, sull'alimentazione, prendi un prodotto del genere che veramente te farà bene e tu riacquisterai un po' di forze.
che adesso ti mancano per via di questo tumore e tutte le medicine che prendi. Dammi retta, che adesso gli sta facendo bene pure al mio familiare, sta acquistando un po' più forza, più forza, perché è pieno di cortisone e un macello. Chemioterapia è un casino, è un casino. Allora te voglio dire, per il bene tuo, ricordati, c'è il negozio online sotto le avvertenze del video, di questo video su YouTube, c'è le avvertenze, c'è scritto negozio online di Matteo Montesi Amui. Te scrivi, schiacci lì, te iscrivi e prendi una riguardo al alle, porca miseria, ma pustà che non mi so spiegà, pustà che non mi so spiegà. E ricordati a scegliere il prodotto della Nutrilite, un prodotto che ti fa più effetto a te. C'è scritto proprio nelle descrizioni del prodotto, c'è scritto, te ricordate, Nutrilite, vai su integratori, ecco la parola, postà che non mi viene in mente niente stamattina, vai su integratori, perché questo è un discorso importantissimo per chi è che ha la celiachia, ha l'autismo, ha il tumore, ha la distrofia muscolare, ha la sclerosi multipla. Questi prodotti qui, antiossidanti, sono una bomba. Sono una bomba per chi è che soffre di tutte queste malattie. Io, adesso te dirai che non soffro di niente, però io in pubblico non posso dire certe cose. Però io pure purtroppo mi sono preso qualcosa, c'ho una malattia più che altro psicologica, però tutti i traumi che mi sono preso e delusioni, delusioni però sentimentali, però alla fine voi non voi, oltre che sono stato, insomma, ho problemi psichici e apposta chiedo a Gesù da liberarmi da questi problemi psichici, e quindi ho anche dei altri problemi fisici, quindi io prendo adesso, da quando prendo questo i miei problemi stanno a scomparire. Perché questo è un antiossidante potente e l'azienda Nutrilite è l'unica azienda al mondo migliore in assoluto che c'è, di altissima qualità. Anche se ti costa 25 euro al prezzo al pubblico, però se diventi socio consumatore ti costa un po' meno. Però 25 euro o 30 euro che sia, integratori, ce n'è 120, le barrette tu le mastichi, guarda. Guarda, guarda, vedi la pasticca, questa è squisita. La prendi, è una caramella squisita, buona, tutti i giorni. Se te adesso hai il tumore, hai la metastasi, hai qualsiasi cosa, adesso io dico a Massimiliano, tu ne assumi fino al 3 al giorno, fino a 3 al giorno, inizialmente 3 al giorno, dopo vedi gli effetti, poi piano piano 2 al giorno, poi quando vai meglio, se senti te meglio, te senti meglio, 1 al giorno, però adesso con quello che c'hai, purtroppo bisogna che te le prendi 3 al giorno se vuoi avere un finalmente un miglioramento. Guarda, ti assicuro, non ci metto le mani al fuoco, però ti assicuro che questi di integratori fanno benissimo. Fa conto che l'integratore antiossidante della vitamina C, se tu prendi il metadine, lo metti in una ciotola d'acqua e te diventa tutto rosso il metadine, no? Perché è ossidante. Praticamente tu ci metti una pasticca della Nutrilite, della vitamina C, un altro recipiente della vitamina C, di quant'è antiossidante, te toglie tutto il rosso del metadine. Tutto. Invece se tu metti una bacinella con il liquido del limone, che fa molto bene contro i tumori, contro il limone, è antiossidante, te va via un po' rosso de betadine, ma non te va via del tutto. Invece una pasticca di queste, siccome è concentrata, antiossidante molto concentrata, perché l'azienda è straordinaria, è la migliore azienda al mondo della nutrizione, e te toglie tutto il rosso della metadine. Tutto l'ossidante te toglie, quindi c'ha effetti benefici anche contro i tumori.
Guarda che tu te credi che non è vero, te credi che bestemmi oppure dico qualcosa contro le povere persone che hanno i tumori, ma io non è che dico male. Io dico che questi prodotti sono una risposta finalmente al miglioramento della salute di tante persone. Io, per esempio, che ho un problema fisico che non te lo dico a te per privacy, più una pasticchetta. Adesso più una pasticchetta chimica al giorno. Questa pasticchetta mi aiuta, vabbè, contro l'ansia, però quella pasticca a me mi dà delle tanto gio de so so proprio a pezzi fisicamente. Da quando prendo questa, io assumo questo qui multivitaminico masticabile, perché io la frutta la mangio poca. Allora, da quando prendo questa sto meglio, mi sento meglio, sono un po' grintoso e il corpo risponde meglio, tutto si sta a migliorare prendendo questi integratori. Quindi, Massimiliano, io ti consiglio vivamente da informarti nel negozio online che ho, che tu sotto l'avvertenza del video scrivi e leggi negozio online è Amui Matteo Montesi, schiacci, ti scappa fuori il negozio sotto il mio codice e compri. Acquisti quando puoi, mica adesso non c'hai i quattrini, non puoi acquistare, però appena c'hai i quattrini puoi acquistare un prodotto nel negozio mio online della Nutrilite. Te scrivi nutrizione, schiacci, c'è tanti prodotti. I prodotti questi qua per pulire tutto quanto, ecologici al 100% che non inquiniamo l'ambiente. E i recipienti pure è organici al 100%, quindi voglio dire, no? Te prendi un integratore alimentare di quello che tu necessiti meglio, però io ti consiglio la vitamina C, l'antiossidante proprio per eccellenza, per far sì che il tuo corpo riesca a eliminare più malattia possibile. È antiossidante al massimo questo questa questo questi cosi qui, questi integratori. Quindi li consiglio a tutti coloro che hanno una malattia, anche e soprattutto coloro che hanno la sclerosi multipla, la distrofia muscolare. Guarda che questo è un discorso pesante, che non a tutti piace, però io ti dico che è vero che queste sostanze qui, naturali al 100%, aiutano tantissimo a migliorare la salute. Ricordatevi, cominciate ad andare a comprare e a provare i prodotti dell'Amway Corporation nel mio negozio online, che c'ho sotto le descrizioni di questo video. Va a leggere, nisciu legge, e sa che non si sa. La gente mi dice, ma non devo andare a comprare le magliette, ma te, mi scrive nei commenti. Io gli dico, ma pusta che non leggete nessuno sotto la descrizione del video che c'è il negozio online di t-shirt col logo mio. Non guarda che oggi non ce l'ho, però di solito ce l'ho il logo mio. Oggi l'ho messa a lavare con la maglietta che impestava, perché ieri, siccome il Deo Stick Roll-On l'ho regalato all'amico mio, adè non ce l'ho più il Deo Stick Roll-On dell'Amui, adè mi impesta le ascelle. Quando c'ho il Deo Stick dell'Amui della linea IM, allora mi profuma le ascelle fino alla sera, se no mi impesta de puzza di cipolla, eh? Poi Vittoria Assicurazioni SPA mi ha scritto che vuole i quattrini 400 euro ogni 6 mesi. L'assicurazione di sta macchina, che è sbudellata, bisogna che sistemo il tettino, costa 300 euro. E poi bisogna che fa l'assicurazione 400 euro. E poi pago il mantenimento dei miei figli, 300 euro. Poi devo pagare l'avvocato un altro 200 euro ogni mese. È un macello dei quattrini, devo pagare. Non so andoppiarli adè. Allora, fampo vede. Poi Earte, il tuo ordine su Earte è stato ricevuto. Grazie per il tuo ordine. È una miseria. H-Earte. Guarda un po', come mai mi scrive Earte? Benvenuto in Earte. Ciao Matteo Montesi, grazie per aver creato un account su Earte. Il tuo nome utente è Matteo Montesi. Puoi accedere all'area del tuo account per visualizzare ordini, modificare la password e altro ancora all'indirizzo. È una miseria. È una miseria. È incredibile. Ma ne ha aggiunto, il dottor Mattia mi ha aggiunto nel mio email. Poi mi ha scritto Ecomondo, la fiera dell'ecologia. Poi Francesca.
Francesca D. Pasticciando con Irene a tutto tondo sono le mie figlie Irene di 12 anni e Alessia di 14 anni che ti seguono sempre. Mi hanno chiesto se potevano commentare sotto il tuo ultimo video. Se vedi nuovi account sono loro. Dio ti benedica, ciao. È una miseria. Francesca, allora vabbè, allora gli scrivo. Ciao Francesca. Ciao Francesca. Va bene, grazie. Ecco, io ho scritto, va. C'è la figlia Irene dei 12 anni e Alessia dei 14 anni che mi seguono, pensa. Grazie Irene, grazie Alessia. Poi Kratur 1. Caro Matteo, sono un ragazzo siciliano, so programmare giochi, mi piacerebbe fare un gioco per smartphone dedicato a te. Fammi sapere la risposta tramite video. Allora ancora mi deve rispondere, oh. Allora, Kratut 91, ancora mi devi rispondere. Io ti ho risposto in te un video, deve essere che non l'hai visto. Come fo io allora a rispondere? Mi dici che devo rispondere in te un video? Ti ho risposto in un video, io scrivo, va. Io ti ho detto sì, fallo su gioco, però basta che mi invii il link e io lo condivido su Facebook. Ciao, va bene. Dopo mandami il link. Il link. Grazie. Ecco. A posto adesso, io sto a rispondere agli email, eh? Siccome ti interessa pure te gli email, allora io te li leggo. Fabrizio Designer. Fabrizio. Fabrizio Design. Una miseria. Maglia Art. Guarda, Fabrizio. Scarica comunque. Allora, adesso scarico una foto della maglietta della Heart per farmi vedere se mi piace. Guarda che figata. Guarda che figata, guarda. Guarda che roba, oh. Vedi come ha fatto? Che figata. Questa è la maglietta che mi piacerebbe tanto stampare. Però adesso non ho i quattrini. E bisogna che... Vedi, c'è DC Creative, lo sponsor del pranzo, che saluto Pino. Ciao Pino. E poi c'è il logo mio e il logo del risparmio virtuoso e poi il logo della Earth, soprattutto Earth, perché noi dobbiamo tutelare il pianeta. Quindi vedi, la tutela del pianeta avviene se noi compriamo i prodotti Amui e poi i prodotti della Earth, quindi i prodotti ecologici per magnà e biologici e poi i prodotti per lavacce biologici e ecologici della Amui Corporation. A posto, è una figata. Adesso gli dico Fabrizio, mi piace tanto. Allora, questa foto, questa immagine. Allora, come devo fare? Sì Fabrizio, aspetta. Fabrizio è bellissima. Complimenti. Allora, adesso io questa qui d'immagine stampabile la mando a Staffolani di Castelfidardo che me le stampa. Chissà se è ritornati dalle vacanze, dalle ferie. Allora, risponde a tutti. Inoltre. Staffolani, eccolo qua. Cosa c'è scrivo? Grafica e art. Importanza normale. Grafica e art, oggetto. Stampa due magliette. Stampare due maglie bianche L di
questa grafica. Grazie. A posto. Vabbè, gliel'ho mandato. Media, piccola, grande, reale. Ecco, invio email in corso. Ecco, reale. 6,99 megabyte. In PNG. In page. Fabrizio Designer. Te pensa. Ciao Matteo, come sempre, se vuoi qualche modifica chiedi pure, senza indugio, senza remore. Un abbraccio Fabrizio. Pensa un po', il mio grafico personale è gratis, ti rendi conto? Averci un grafico gratis. Guarda, non è da tutti, eh. Anche quando vado in giro con mio cugino Luca, lui guida, lui fa l'autista, quindi averci un autista privato a gratis fa piacere, eh. E quindi poi... Fammi sapere, ho pensato a questa. Sì, va bene Fabrizio. Poi, facile.it, prestiti, vuoi fare l'affare? No, non voglio fare niente. Mirabilandia, l'estate a Mirabilandia è più bella. Parco e albergo 30 euro. Poi, consiglio sulla privacy per i video. Guarda un po'. Prego Matteo, un saluto da Londra. Ti volevo consigliare questo sito per controllare il meteo, è il più preciso per le previsioni. Se scendi un po' in basso, nella pagina ti mostra il radar delle precipitazioni. È molto preciso e ha sempre funzionato. Te lo volevo consigliare poiché il meteo del telegiornale fa sempre cilecca e non ci acchiappa mai. Anche se immagino tu penserai, manco c'è bisogno da controllare, tanto non piove mai. Infatti, mi pare che qui non c'è niente da fa. Poi Amui mi ha scritto. E poi Francesca, Instagram, Massimiliano, vabbè, l'ho letto, Mirabilandia, Dario. Dario cosa mi scrive? Vediamo un po'. Ciao Matteo, sono un tuo grande fan e abbonato al tuo canale. Guardo tutti i tuoi video da anni. Adoro le tue esplorazioni, passeggiate, zoomate, eccetera. Mi piacerebbe ricevere la videocamera che ti si è rotta come souvenir. Trovo che il dentro, anche se solo una scatola di plastica inutile, ora posso racchiudersi un po' un mondo. Da premettere che presto acquisterò anche una tua maglietta, perché trovo che una persona fantastica, speciale ed unica come te ce ne siano poche al mondo. Ti chiedo scusa se pare che esagero, ma dal mio modesto parere, se persone come te popolassero di più il mondo, a quest'ora si starebbe di certo più in pace. Comunque, continua di supporto, ti supporterò sempre. E vorrei mandarti anche un mio disegno se ti farebbe piacere, dato che per la maggior parte del tempo che creo amo vedere le tue produzioni. Spero tu possa capire che per me sarebbe un regalo meraviglioso quella videocamera, anche se più di un oggetto non è, però mi ricorderebbe un miliardo di cose. Nel caso il mio indirizzo è un saluto Dario. Un saluto Dario, pensa. Allora io a Dario, lo sai cosa gli scrivo? Siccome non ho potuto mandare la videocamera perché Massimiliano me l'ha chiesta prima di lui, allora io gli posso scrivere: ciao Dario, ciao Dario. Allora, siccome la videocamera non te l'ho potuta inviare perché c'era prima Massimiliano, ti posso inviare una T-shirt, manco so come si scrive shirt, con il mio logo. Se mi mandi il tuo indirizzo e la taglia. Il problema è che purtroppo le condizioni mie finanziarie adesso sono pessime, quindi io lo farei de cuore.
Vediamo cosa mi scrive, va. Se mi risponde. A posto, adesso. Poi mi ha scritto segugio.it. Online in forte ribasso, auto da 143 euro e moto da 73 euro, assicurati la polizza più conveniente risparmia. Ecco, adesso io sto crepato e caldo, sto a sudare rotta de collo perché sto sotto al sole. Allora, poi questa ragazza qui, non credo che sia autentica. Non credo che sia autentica, guarda. Vedi? Perché la foto che c'ha, questa qua, aggiornata al 30 luglio, non è la stessa persona. Guarda, questa? Vedi questa? Questa come può essere la stessa persona del lato? Non può essere, no? Vedi? Questa pare inglese. Questa qua invece, questa qui pare de Santo Domingo. Capito? Non pare, non è un account vero. Non è un account vero, non c'è niente da fa. È falso, per prendermi per il culo. Ecco la gente, vedi? Le studiano tutte per prendermi per il culo. Guarda, vi ricordate questo gioco qui? Guarda un po'. Aspetta, non c'è più. Non c'è più, eccolo qua. Guarda, guarda che figata. Questo qui, che c'era da sparare tutto. Vedi, sparavene. Io me lo ricordo, dei videogiochi che c'era su gioco qui. Allora, iniziamo il Santo Rosario della Beata Vergine Maria. Proteggiamoci, liberiamoci dal male. E poi c'ho altri messaggi qui, però per privacy non li posso leggere. Allora, affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui. Dopo Gesù, ovviamente, noi aiutati che Dio ti aiuta. Quindi se noi ci aiutiamo con questi integratori per star meglio fisicamente, e se ci aiutiamo, ci abbiamo libero arbitrio, ci abbiamo anche la soluzione giusta per aiutarci. Non... E tutti coloro che purtroppo soffrono dei tumori, di queste robe brutte, e che fanno solo le cure chimiche, dovrebbero usare anche queste cure naturali, che per la salvaguardia del corpo e per la salute. Quindi usamole questi integratori, li puoi andare a scegliere quello che vuoi tu nel negozio online che ho io dell'Amui, il negozio che ho sotto le avvertenze del suo video, c'è scritto Amui Matteo Montesi, e schiacci lì oppure scrivi su Google Amui Matteo Montesi, negozio online di Matteo Montesi, scrivi col link lì che c'è sotto le avvertenze e vai nel negozio, dopo scegli nutrizione, Nutrilight, e poi scegli quello che c'hai bisogno. E facciamo questa scelta intelligente per la nostra salute. Riprendiamo la salute, riprendiamola in mano, e lo possiamo fare con i prodotti della Nutrilite, la migliore azienda al mondo che è 89 anni che esiste, pensa tu, sarà due generazioni. Ecco. Allora, iniziamo. Oggi è la giornata sabato, e il sabato meditiamo i misteri della luce. Però siccome i misteri della luce non li so, non mi ricordo mai, devo andare a leggere in questo libricino. Vedi, guarda, questo qui. In questo libricino andiamo a vedere i misteri per il sabato, che dovrebbero essere i misteri della luce. Allora, un attimo, I misteri della luce, la trasfigurazione, giovedì, di giovedì. Allora, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Sono sicuro che adesso stacchi e metti avanti perché te stufa. Però te voglio dire, no? Che anche se ripetiamo 50 Ave Maria, è una protezione per noi.
E poi è benefico il Santo Rosario, ci libera dal demonio, ci libera dagli attacchi occulti, ci protegge, ci scherma, ci dona uno scudo di protezione e ci liberiamo dal male. Recitamolo tutti i giorni questo rosario, che una volta le famiglie erano unite perché recitavano il rosario. Dopo non l'hanno recitato più, si è dedicati a Satana. Apposta le famiglie divise perché idolatrizzano al demonio. E noi dobbiamo idolatrare a Dio onnipotente ed eterno, al Padre Celeste. Eccolo il Padre Celeste, apparso a Suor Faustina Kowalska, gli ha detto da venerare queste immagini in tutto il mondo. Gliel'ha detto Gesù nell'apparizione stessa, quindi veneriamo l'immagine di Gesù e facciamola idolatrare e venerare in tutto il mondo questa immagine santa. Allora, nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo nel fiume Giordano di Gesù con Giovanni Battista. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Quindi venire lo Spirito Santo dal cielo come una colomba. La colomba come va? Così, come l'elicottero, come lo stealth. Va giù così, si plana. La colomba, e lo Spirito Santo è andato giù sotto forma come una colomba, no, sotto forma, capito? Dobbiamo capire bene, non era una colomba che scese dal cielo, viene giù dal cielo come fa la colomba, lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo di solito è a forma di sole, è un sole piccolo così come un pallone da calcio che irradia e fa più luce del sole, questo qui naturale, lo Spirito Santo, e crea i crop circle, dei campi, i crop circle, circo, i circo, ecco, messaggi dal cosmo. Allora, invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ecco, dopo avere invocato lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre, diciamo insieme 50 proiettili contro il demonio Satana Golga, contro Bezzebulle, contro Im, contro i demoni, contro Lucifero, Proteggiamoci contro tutti questi demoni, perché ce n'è troppi, nell'aria ce n'è troppi. Se rendessero evidenti, si oscurerebbe i cieli di quanti demoni c'è. Quindi proteggiamoci contro le avversità occulte con il Santo Rosario, 50 Ave Maria. Ogni Ave Maria è un proiettile contro Satana Golga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. E ricordiamo una cosa, che noi recitando il Santo Rosario, oltre che ci proteggiamo, ci predestiniamo al paradiso. Ricordamocelo, ci predestiniamo al paradiso con il Santo Rosario. Ricordamocelo bene, è molto importante questo, è molto importante. Ricordamocelo. Dobbiamo tutti andare in paradiso. Tutti, però la maggior parte va all'inferno, perché hanno scelto il demonio come loro Dio. Noi scegliamo Gesù, la nostra unica salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Eterno riposo, dona Anna, Signore. Risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Anna Capecci. Ne danno il triste annuncio la sorella Matilde, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. La cara Salma sarà esposta dalle ore 14:30 di oggi presso la casa del commiato Albanova, in via Bramante. I funerali avranno luogo domani 22 agosto alle ore 10, nella chiesa collegiata. Quindi oggi, in questo momento, c'è il funerale di Anna. Anna Capecci, una signora tanto gentile, brava, premurosa, che mi salutava sempre, a me, mio figlio e la mia ex moglie, e faceva parte dei gruppi dei focolarini. Quindi in suffragio anche delle anime sante del purgatorio, mettiamo i nostri cari defunti nelle mani di Gesù, affinché Gesù, per intercessione di Mamma Maria, li portasse prima possibile in paradiso, a gioire la pace e la gioia per sempre. Il paradiso che noi ci predestiniamo se recitiamo sempre il Santo Rosario. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ed ora più che mai che le forze occulte si sono scatenate sempre di più e stanno portando tantissime anime all'inferno prima del tempo, prima che siano seppelliti i corpi, stanno portando più anime possibili all'inferno, le stanno convertendo al demonio, questi spiriti maligni che stanno agendo sopra le menti, le ghiandole pineali delle persone umane. Allora noi difendiamoci con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria. Non è religione, è una protezione, è un'arma, non è una religione, perché Gesù e Maria non sono religione, non hanno creato nessuna religione. Dio, quando si è fatto uomo in Gesù e venne a abitare sulla terra per 33 anni, non ha fondato una religione, ha istituito la Chiesa come nostra madre, un'unione di creature unite nell'amore. Quella è una Chiesa, quella è Chiesa, non è una religione. Le religioni le ha create l'uomo contro Dio, l'uomo contro se stesso, l'uomo contro Dio, l'uomo intignato l'uno contro l'altro. Quindi il Rosario non è una religione, non professo una religione, ma professo una Chiesa che cammina verso la luce, verso il paradiso, verso la gioia piena della salvezza eterna che ci ha donato Gesù,
nel sacrificio perpetuo della croce, morto in croce per noi, sacrificato per noi, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Quindi ringraziamo a Gesù che si è sacrificato per noi. Ti amo, Signore Gesù, lode e gloria a te, grazie del tuo sacrificio per noi. E nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ecco, quindi, senti, praticamente Gesù gli ha detto alla madre che non era ancora il momento da fare i miracoli. Ma però la madre non ha voluto ascoltare il figlio, perché la madre era fiduciosa che il figlio, anche se non era il momento, avrebbe dato inizio ai suoi miracoli per intercessione della sua madre. Quindi la madre è stata convinta che il figlio la esaudisse. Quindi cerchiamo di essere convinti che Gesù ci esaudisce, chiedendo intercessione all'Immacolato Cuore di Maria. Così saremo esauditi. Qualunque nostra richiesta e preghiera che chiediamo e richiesta che chiediamo a Gesù, ce la esaudisce per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, adesso meditiamo il terzo mistero della luce. Il terzo mistero si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Quello che noi dovessimo fare adesso, convertirci e credere nel Vangelo e credere in Gesù, affidarci a Gesù, confidare in Lui per essere salvati. Se no non famo più in tempo ad essere salvati. Non ci salvamo con Satana Golga,
Non ci salvamo col demonio, non ci salvamo se andiamo in le sette sataniche e continuiamo andante la setta satanica a fare i riti occulti. Non ci salviamo, ricordati. Te adesso mi prendi per culo perché c'hai la vita, pare che ti senti una madre eterna, un padre eterno. Te credi Dio a posto di Dio, facendo le messe nere e le stregonerie e queste cose qui. Te credi Dio perché finché c'hai la salute, ma quando te manca la salute dopo a chi ti rivolgi? Al demonio che ti dà la salute? Fai il patto col demonio? Ti dà la salute ma dopo te magna l'anima per sempre e muori in eterno? Nel fuoco della disperazione totale per sempre? Affidamoci a Gesù invece, che è gioia, pace e vita eterna, e felicità eterna. Da allora Gesù cominciò a predicare e dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro lingue come di fuoco. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Quindi Gesù trasfigurato nel monte Tabor. Chiediamo a Gesù allora la grazia della salute, la salute fisica, la salute spirituale soprattutto e la salute psicologica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Fammi un po' vedere quella che c'ha tre sacchi, dulibutta. Fammi vedere. Dentro il cassetto giallo. L'istituzione dell'Eucarestia. Ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Quindi, vedi, il sangue che è versato per molti, non dice per tutti, ma per molti. Per chi è che lo accetta? Perché ognuno di noi c'è un libero arbitrio. C'è chi è che non lo accetta e va con Satana. C'è chi è che vuole la perdizione propria, per sempre. C'è chi è che se vuole perde in eterno, nella disperazione più totale per sempre, senza la vita eterna, senza la felicità, senza l'amore, senza amare ed essere amati. Vogliono questo tante persone. Il 90% degli esseri umani vogliono al demonio, come loro Dio. Vogliono morire in eterno. Io, siccome non sono tra quelli, voglio vivere in eterno, mi affido a Gesù, che è l'unica nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orzu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pio, Dolce Vergine Maria. Adesso per le nostre richieste e per i nostri fabbisogni e tutto quello che noi ci abbiamo bisogno, chiediamolo a Gesù che ce lo doni. Però aiutiamoci anche noi a fare la nostra parte. E si dice aiutati che Dio ti aiuta, però quindi ci dobbiamo aiutare noi più possibile, perché il Dio Onnipotente ci ha dato il libero arbitrio da decidere il bene e il male, quindi scegliamo il bene, affidiamoci a Gesù già, poi integriamo le vitamine con questi prodotti della Nutrilite, che fa molto bene e ripristinano il corpo, la salute. E poi chiediamo a Gesù la salute psicologica, fisica e soprattutto spirituale, la conversione del cuore. Chiediamo la conversione del cuore, la guarigione spirituale dell'anima, la liberazione da ogni forza occulta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso, avendo recitato Rosario, recitiamo un'altra arma contro il demonio. Liberiamoci completamente dal demonio oggi. Tutti i giorni dovessimo liberarci recitando il Rosario e la coroncina santa della misericordia, affidandoci alla misericordia di Gesù misericordioso, che Gesù è apparso così a Suor Faustina Coasca. Eccolo qui, Gesù è apparso così e gli ha detto di dipingere un quadro secondo il modello che vedeva dell'apparizione stessa e da farlo venerare in tutto il mondo, la sua immagine, da farla idolatrare in tutto il mondo. Non è che dobbiamo essere falsi idolatri, non dobbiamo idolatrare le immagini, però questa immagine qui, tranne che questa immagine, questa sì, questa ce l'ha voluta Gesù in persona nell'apparizione a Suor Faustina Coasca. Se no, nel Vecchio Testamento si dice che non dovemmo idolatrare le immagini, non dovemmo farci uso di idoli, perché Dio è geloso. Però Dio si è fatto uomo in Gesù, Gesù ha detto da fare questa immagine, da farla venerare in tutto il mondo, idolatrare in tutto il mondo, quindi la dobbiamo idolatrare questa immagine qui, per volere di Dio. Gesù
Padre onnipotente ed eterno, illuminaci, custodiscici, proteggici, liberaci da ogni male, fisico, spirituale e psicologico. E diciamo il credo apostolico, così allontaniamo il demonio Golga da noi. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le... in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la coroncina dicendo: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Allora, saluto a Sabrina, che mi ha consigliato da recitare sempre la coroncina, Sabrina di Castelfidardo. Non dico il cognome per privacy, non ti preoccupare Sabrina che non ti pubblico il cognome, è un'amica di mia sorella, andava a scuola insieme, ti saluto, sicuramente avrai compiuto anche tu 47 anni. Mia sorella 47 anni, è incredibile, guarda come passa il tempo, io 43, 5 anni di meno, 47 anni mia sorella, si avvicina ai 50, ci avviciniamo alla cassa da morto, la cassa da morto, all'oltretomba, ci avviciniamo alla fine di questa vita terrena, siamo candidati all'ubitorio, però se ci affidiamo a Gesù siamo candidati al regno eterno, alla vita eterna. Per la Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Amen. E ricordate una cosa, che io sono stato tante volte minacciato di morte perché recito rosario nei video. M'hanno detto tante diverse persone in questi anni che recito rosario, m'hanno detto: te professi una religione, invece se sbagli, deve essere che non segui né bene i video, non segui né niente, perché non capisce né niente, che io l'ho detto tante volte che non professo nessuna religione. Gesù e Maria non sono religione, il Padre Eterno non è religione. Quando ritornerà dal cielo, dalle nubi del cielo, con grande forza e potenza, non verrà sotto una religione creata dall'uomo contro Dio, ma verrà dalle nubi del cielo per amore, nell'amore. Verrà nell'amore. E il Padre Eterno non è religione, le religioni l'ha create il demonio, l'ha create l'uomo ingrato contro Dio che ascolta il demonio. Ecco le religioni che l'ha create. L'uomo che si fa beffe di Dio ha creato le religioni. Adesso cambio posto. Allora ricordati che io sono stato tante volte minacciato di morte per recitare il rosario tutti i giorni. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi il rosario non è altro un'arma che ci ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni a San Domenico, a Santa Caterina da Siena e ad altri santi e veggenti in tutto il mondo. Ci ha donato il rosario. Ha detto: figli, pregate incessantemente il Santo Rosario, perché è un'arma contro il demonio. È un'arma, tutti noi lo dovessimo incessantemente usare questa arma, tutti i giorni per essere protetti contro i castighi del demonio, perché ci castiga il demonio, ci vuole disperati, ci vuole finiti, ci vuole esausti, ci vuole sempre giù di morale, ci vuole distrutti per l'eternità senza fine, ci vuole all'inferno con lui nel regno del fuoco divoratore, del fuoco della disperazione e morte eterna dell'anima e del corpo. Pensa che schifo, il demonio, causa e origine di ogni male. Ma non ci rendiamo conto una volta per tutte che non dobbiamo più seguire il demonio? Quante volte l'ho detto, soprattutto una persona che voleva un bene dell'anima, che sta col demonio, sta nelle sette sataniche, sta nell'occultismo, fa i riti de stregonerie, disegna i demoni. È assurdo, eh?
Adesso io mi bevo sta bella bibita, però la benedizione di Gesù per intercessione di San Michele Arcangelo, di San Benedetto da Norcia, di Mamma Maria e di San Giuseppe scenda su di noi, su noi rimanga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ecco, guarda un po' che bibita. Fantastica, questa è buonissima, è squisita. Questa è la bibita più buona che poteva fare l'Amway Corporation. E se la vuoi, e se può ordinare 12 bottiglie da 2 euro, 2 euro l'una. Però al prezzo al pubblico, se tu diventi socio consumatore o socio consumatrice, tu li compri a meno soldi, a meno quattrini. Questa costa quanto la Red Bull. E c'ha l'effetto simile, però è più buona. Gusto tropicale. E c'è un elevato contenuto di caffeina, te tira su pure. Poi c'è un sacco di vitamine B3, B5, B6, B12. Pensa che è fantastica sta bottiglia, sa bibita. Ah, e Nami, se è fresca è spettacolare, guarda. Adesso prendo la mia pasticchetta giornaliera, la pasticchetta per la psiche, che è compromessa, so matto ormai, tanto la definizione di Matteo Montesi, ormai Matteo Montesi è matto, è pazzo, però i pazzi, ricordate, hanno rivoluzionato il pianeta, capito? I pazzi dicono le cose vere, come è, reali e concrete, vere. Quelli invece falsi, i falsi, cioè quasi tutti ormai, si divertono a dire cose false. Quindi, coloro che è definiti normali, i normali della società, è quelli che definiscono pazzi coloro che dicono la verità. E qual è la verità? Non c'è una verità migliore e unica sola, che è Gesù. La verità è Gesù, non c'è un'altra verità. Se uno è in Gesù, dice la verità. Se uno si mantiene nell'amore, perché Gesù è la sorgente dell'amore, dice la verità. O come bevo un goccio di liquido, già sudo, perché fa 35 gradi umido oggi. È squisita sta bibita, oh. Altro che la Red Bull, che ne sa de vomito all'inizio, come la bevi. Ne sa de vomito la Red Bull, però de rinfaccio, de vomito. De sbocchi de vomito. Però dopo è buona. Invece questa qui è più buona e non ne sa de vomito. E c'ha l'effetto della Red Bull. Adesso io comprerò adesso. Adesso prima di tutti devo mucchiare i quattrini per farmi due stampe della maglietta mia con i loghi che mi ha creato il grafico Fabrizio. Poi quando ho mucchiato i quattrini mi faccio la maglietta dell'XS, di queste bibite qui. Poi posso fare anche qualche raduno, qualche evento. Posso fare un evento con i miei fan che comprano queste bibite qui. Ci imbriagamo con queste bibite. Te ci staresti a fare un evento da me? Ci veniresti a trovarmi per un evento che io sponsorizzo queste bibite e le vendo al pubblico? Io se le vendo al pubblico costa 2 euro l'una. Però fresche vale la pena, eh? E poi ti energizza. Ovviamente uno non è che può beverle in eccesso, sennò come tutte le cose non fa bene in eccesso, perché c'è tanta caffeina qui, come la Coca-Cola con la caffeina, no la zero, la Coca-Cola con la caffeina, c'è tanta caffeina, questo è uguale, c'è tanta caffeina, è simile alla Red Bull che te velocizza i battiti cardiaci e sei più grintoso, è una buona bibita, gusto tropicale, questa io la consiglio a tutti questa Key Blue. E tu se la vuoi vai sulla descrizione dei miei video, sotto la descrizione dei miei video leggi di negozio online di Matteo Montesi Amui e dopo la ordini 12 bottiglie 24 euro, perché 2 euro a lattina,
Ma se tu te diventi socio consumatore, la paghi di meno. La paghi 1,60, 1,70 circa a lattina. Allora una persona mi può dire, ma perché io pago un euro una lattina di un'altra bibita, un euro, perché devo pagare 2 euro per una lattina? Primo, perché è una bibita migliore della Red Bull e c'ha l'effetto della Red Bull. Secondo, perché è naturale. Terzo, perché c'ha le proteine, c'ha la vitamina B3, calcio e vitamina B6, vitamina B5 e vitamina B12, cosa che le vitamine non le trovi nella Red Bull, ricordatelo. Quindi è pieno di vitamine sta bibita qui. E poi una lattina così, acqua fan a Mirabilandia, dentro i distributori la prendi a 3 euro, 3 euro tutti i bevene se robe lì, tutti le bevene vanno a ruba. E quindi 2 euro il prezzo al pubblico è un prezzo giusto. E poi approfittiamo a comprare Nutrilite, mucchiamo sui prodotti, perché quando la moneta non ci avrà più il potere d'acquisto presto, non potremo più comprare niente. Approfittiamo adesso a comprare questi kit per la nostra salvaguardia, perché quando non ci sarà più da andare a comprare gli alimenti, almeno ci alimentiamo con queste pasticche, che incrementiamo i sali, tutte quante le sostanze nutritive, come gli astronauti. La Nutrilite si nutre negli astronauti della Nutrilite, ricordatelo. E non è una stronzata, io dico le cose reali, concrete. Se tu non ci credi, mi ridi in faccia, adesso ridi, dopo piangerai quando si concretizza le cose che dico. Adesso ci si ride, ma dopo si piagne, ricordati. Chi è che ride adesso piagnerà dopo, quindi è meglio a piagne adesso e ride dopo. A parte che non rideremo ni show, perché quando non ci sarà più te dopo ci sarà la gente che c'ha i soldi ma non potrà comprare. Dopo cosa compriamo per magna? Non potremo comprare niente. Non ci sarà più niente. Quindi famo le scorte per 3 mesi, di tutto e di più. Integratori a go-go, come diceva uno dei commenti, multilevel marketing a go-go. Cos'è che ha detto quello lì? Multilevel marketing, cosa c'entra? Ha detto una frase particolare, che come per sfotte, no? Per sfotte. Invece l'Amway non si può sfotte, perché è un'azienda che c'è da 60 anni. Se l'azienda non era seria, che non c'aveva prodotti buoni, non dà avanti 60 anni. Le aziende che vanno avanti tantissimi anni perché sono le più buone al mondo. E chi è che la pia per il culo? Non ha capito niente. È una persona che non ci ha capito niente dell'azienda. L'Amui commercializza prodotti organici, naturali, tutelano l'ambiente e fanno del bene. E la Nutrilite peggio ancora. La Nutrilite è la migliore ditta al mondo per la nutrizione. A posto, adesso salatina la faccio vedere a zia Ruota, perché vado da zia Ruota per prendere i tozzi del pane, che devo andare a prendere gli ova. Anche se a te non te può fregare di meno, però per te. Adesso ho digerito, ma ha fatto pure digerire, è pure un Diesel Celse, pensa, un Diesel Celse, pensa che figata sta butia. Allora vado da zia Ruota, sono ritornato qui perché c'era quello dei Vergini, il becchino, che ha messo un altro cartello, guarda, è morta Maria Schiavoni, vedova Pugnaloni, ne danno il triste annuncio i figli Fausto e Gina, la nuora Manuela, il genero Giovanni, nipoti Marco, Alessia e Alessandra, la pronipote Ginevra, le sorelle Aldesina e Fiorisa e i parenti tutti. La cara Salma sarà esposta dalle 8 di domani 23 agosto presso la casa del commiato Albanova. Guarda un po', Maria Schiavoni è morta.
Però l'ha messo male su cartello, perché l'ha messo sopra altri cartelli e si vede poco. Adesso gli fa una foto per mia madre, perché mia madre la conosceva, sa signora. Eterno riposo, Donna Maria Schiavoni, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, amen. Aspetta, fammi fare la foto. Maria Schiavoni. Ecco, ho fatto la foto e adesso vado da zia Ruota. E io mi preoccupo perché zia Ruota è anziana, ha 83 anni, 84 anni, circa 83. Però ne dimostra una sessantina, non è che ne dimostra gli anni che c'ha. Poi c'è mia madre che ha 74 anni, e c'è mio padre che ha quasi 76 anni. E un macello, io mi preoccupo perché i miei genitori sono anziani. Mia sorella c'ha 47 anni, io ce n'ho 43. Stiamo andando tutti verso l'ubitorio, candidati all'ubitorio come il film di Charles Bronson. E quindi te voglio dire che la vita sta passando inesorabile. Quindi, e poi soprattutto tante persone che conosco c'hanno tumori, c'hanno la sclerosi multipla. Gli è venute delle malattie, gli è venute incredibili. C'hanno anche un mio familiare, c'ha un tumore. Insomma, un macello. C'è mia zia che c'ha un tumore in metastasi. E c'è zia Puretta, zia Mimmi, che zia Pappazzuga, che ormai non è più Pappazzuga, è Mimmetta, è un altro soprannome, che sta all'ospizio, non la posso manco andare a trovare. Un macello, e muore de crepacuore, perché muore de... De solitudine all'ospizio, perché non la potevamo andare a trovare. Una volta a settimana il parente più stretto la può andare a trovare, Gioneta, oppure 10 minuti e poi una volta a settimana 10 minuti. Ma ti rendi conto? Si può rivecchi dell'ospizio per via del suo virus maledetto, non si può andare a trovare solo 10 minuti a settimana. Questi morrono di crepacuore di solitudine. Se prima i familiari potevano andare a trovarli tutti i giorni, ad è una volta a settimana 10 minuti, ma che cavolo è? Che leggi è? Ma ci rendiamo conto, sti pori anziani che tribulene da per l'ora, morrene di solitudine, c'hanno solo il personale dell'ospedale, dell'ospizio. Ma come si fa una roba del genere? È assurdo, non ci si può credere. Quindi a portare i nostri anziani all'ospizio è spregevole. Fanno bene i testimoni di Geova che tra di loro si aiutano, e gli anziani non li portano all'ospizio, i testimoni di Geova li tienono in le case di chi è che può sostenerli. Fanno bene i testimoni di Geova a sto punto, non li portano all'ospizio a morire di crepacuore nell'infelicità della solitudine, perché so bene come ci si sta in solitudine. Io quando abitavo a Castelrosino ero in solitudine. Ho abitato a casa, alla prima casa mia che ci ho avuto in via Gorizia 1, ero in solitudine, anche se c'avevo i genitori vicini, però ho abitato 5 anni da solo prima che mi sposassi, quindi l'ho fatta l'esperienza in solitudine. E quindi non si sta bene in solitudine, si può rivecchi all'ospizio, lasciati da soli, capito? C'ha solo il personale dell'ospizio, è una cosa brutta, un bel po', è grave, su virus ha portato all'alienamento dei pori nostri cari all'ospizio, è brutto un bel po' sta faccenda. E adesso io non la metto sta macchina, non la parcheggio, c'è un tamarro, chi è? E ecco. A posto, adesso vado da zia, chissà se posso ritrovare Trilli. Ecco la Trilli, Na miseria rabbita, le arzilla, vieni Trilli, Matteo non te puoi portare il campo, è troppo caldo, Trilli, vieni, guarda l'euforica oggi. Trilli! Oh, ti è andato a posto lo sfrigio, fammi vedere. Trilli! Vieni. Fammi un po' vedere.
Ma mi vedo lo sbricio. Trilli, Matteo non c'è niente oggi da date da mangiare. Trilli, Trilli. Guarda. Mamma mia, quanto tempo che desiderava questo abbraccio, Trilli. Guarda, guarda, lei mi vuole bene. Guarda, lei mi vuole bene. Trilli. E dove vai, Trilli? Dove vai? Dove vai che Matteo è qui? Dove andà? Dove vuoi andà? Te sei cicatrizzata la ferita di torre che t'ha fatto un tel muso. Trilli. Oh. Quante coccole te fa, Matteo? Quante coccole te fa, Matteo? Dove te porta, Matteo? Dove vuoi andà? Giù il fiume non ci posso andare troppo caldo, non te metto. Mica c'ho l'ombrello, ce lo potria pure avere. Però dopo è un macello perché mi viene sempre in te lo sciugamà, sporca tutto. Mi sporca tutto. Trilli! Trilli! Oh. Guarda che roba, va. Guarda quanto mi vuole bene Melica pure. Ieri davvero, Emi. Davvero? No. Adesso? Vabbè. Madonna! Mi si spoglia al mare un bel proprio giorno. Ah sì? Sì. Non c'è polenda? No. Che peccato. Peccato vero. Che peccato. Oggi ce l'ha portato se non ce l'aveva. Trilli! Trilli! È sdentata, Trilli, è cascato un dente. Guarda un po', è cascato un dente. Trilli! Vieni, Trilli, vieni. Vieni, Trilli. E quanto vuole bene, Matteo? Va a vedere. Lui sta male, poi. Trilli! L'ha piccato con l'erba. Con l'erba co? Come si chiama con l'erba? L'urtica. Gli spi? No, quelle giallette, quelle spighette. Ah, le lappe? Le lappe si chiamano. Non lo so. Trilli! L'ha piccato un pompiere pure. E mentre un piede gli ha messo il collarino per non liccarsi. Se licca dopo c'è l'infezione. Ah, pensa tu. Ma povero Tor. Trilli! Che lo tripula tanto. Guardala, guardala, è una miseria. Quanto è contenta quando gli fa le coccole. Quanto è contenta, Trilli. Trilli! Oh, è andato via del tutto il graffio. Sì. Si è cicatrizzato, sì, c'è le bicicche, però si è cicatrizzato. Vero, Trilli? Lei è innamorata. Lei è innamorata, vedi? Trilli! Potria sta così sempre. Vorria sta sempre con le coccole. Vero, Trilli? Vero, Trilli? Trilli! Porca miseria, manco a facce apposta. Ma era veramente qualche giorno che c'era il pensami. Che doveva arrivare. E mi arrivava, doveva. Un mese si salterà. Invece è calmo. È una miseria. Trilli! Però c'è tante donne che fanno anche con le mestruazioni, fanno il bagno. Sì, mettene qui assorbenti interni. Sì. Ma è vero. Ricca, gli piace. Trilli! Guarda, gli fa noia sotto le zampe, guarda. Gli fa noia, Matteo. Cosa annusa l'alito di Matteo? Puzzolente. Trilli! Tu vuoi andare del campo? Vuoi mangiare l'erba? Matteo oggi non te ce può portare, Matteo. Matteo va sul mare, sa su caldo, moro di caldo. Poi dopo te, se vieni al mare, dopo c'ha troppo caldo, Trilli, se va al mare. Dove va? Cosa fa sotto al sole lì? Sta male e basta. È meglio che sta qui. Nella casa sua c'è l'ombra, c'è la tenda. Trilli! Le contenta, le ride. Le meride. Trilli! Ciao, Trilli! Ciao! Ciao, Trilli! Oh, ciao! Trilli! Lei mi vuole tanto bene! Mi vuole tanto bene, Matteo! Mi vuole tanto bene, Matteo!
parola e me lica la bocca. Trilli, trilli. Lei licca tutto con quella lingua. Trilli. Na miseria. Quanto è contenta e felice. Quanto è felice, Trilli. Trilli. Con sta lingua pulisce tutto, urlava tutto. Guarda che lingua lunga. Oh, lingua lunga. Guarda lì, pare una fetta di prosciutto cotto, sa lingua.